dopo aver fatto circa 400 scalini per venire a vedere, a onorare la Madonna di Capo d'Orlando, siamo a Capo d'Orlando per onorare la Madonna e onorare i propri cittadini che abitano in questo bel paese sotto il manto protettivo della Santa Vergine. In questo periodo dove oggi il Signore è morto, sicuramente la madre, che è la Madonna, soffre, piange, e abbiamo voluto onorare questa tradizione, che è un mistero della fede, qua, davanti a questo bellissimo santuario dove dentro c'è la Madonna, che sicuramente in questo minuto piange e soffre perché il Signore è morto, mentre non sa che all'improvviso risorgerà. Ecco la Pasqua, la resurrezione, la vita, la speranza. Abbiamo sentito il dovere, dopo aver girato tutta la Sicilia, di venire a Capo d'Orlando. Oltre che un paese meraviglioso, è un paese molto cristiano, è un paese ben animato e amato da tutti. E allora alla Madonna che diciamo: Vergine Maria, tu che hai pianto alla croce del tuo figlio Signore Gesù, che sei la Santa Maria addolorata. Io spero che anche noi siamo addolorati, che il mondo è addolorato della morte del Signore e che magari, grazie alla sua resurrezione, possiamo sperare in un mondo migliore, in un mondo di saggezza, in un mondo di pace. Se il Signore è morto per noi cristiani, è risorto, è segno che vuole che anche noi dobbiamo risorgere dal peccato, dalle nostre malefatte, dalle nostre guerre, dalla nostra invidia, dalla nostra indifferenza. Dobbiamo risorgere. E oggi la Madonna ci chiede questo: io piango la morte di mio figlio e nostro Signore Gesù Cristo, e voi piangete. Dico alla Madonna: aiutaci, guidaci, perdona coloro che non sanno quel che fanno. Parole che Gesù disse sulla croce: perdona loro che non sanno quel che fanno. Secondo me deve venire con una riflessione, un passo indietro da parte di tutti, dei potenti, di chi propone la guerra per qualsiasi ideologia, per qualsiasi cultura. Evitiamo che ci siano morti, evitiamo che ci siano vittime, evitiamo che muoiano bambini, che la gente venga dispersa alla loro cattiva sorte. Questo è il messaggio che il Signore ci dà. Solidarietà, amore, pace, unità, perché un giorno sono convinto che dovremo dare conto alla nostra coscienza, alla nostra vita e anche a Dio, che la vera giustizia non è quella degli uomini ma è quella divina. Ma guardate, se vedete dietro di me, vedete un paese che dorme nella sua tranquillità. Perché c'è questa tranquillità? Perché aspettano tutti la resurrezione del Signore e sono tranquilli a casa. Qua, se vedete intorno, vedete il mare dorme perché aspetta la resurrezione del Signore. Vedete le montagne, aspettano la resurrezione del Signore. Che aspettiate questa resurrezione anche del popolo italiano, che è ridotto alla fame, che è ridotto alla disoccupazione, che è ridotto alla solitudine, che è ridotto proprio alla disperazione totale, e stiamo arrivando a un declino sociale molto grave. Quanta gente chiede un lavoro e non lo trova, quanta gente hanno lo sfratto e non vengono aiutati da nessuno, quanti imprenditori hanno le tasse alte e non le aiuta nessuno, quanta giovani disoccupati vengono a chiedere consigli, aiuti. Ma io l'ho sempre detto, più che consigliarvi non posso fare.
La mia risposta vuole essere, cari amici siciliani, dobbiamo svegliarci, dobbiamo cercare di fare un passo avanti tutti, che un passo indietro lo facciano solo quei governanti che non sono stati all'altezza di poter fare di più di quello che hanno fatto. Questo è il messaggio sociale che io vi dico sabato santo, in attesa della resurrezione del Signore. In questo momento la Madonna piange, quante mamme piangono, quante mamme sono disperate per la morte dei loro figli, per l'abbandono dei mariti, quante madri ci sono per la fame che hanno, quante madri addolorate ci sono, su esempio della Madonna addolorata, che hanno perso i congiunti. Uniamoci a loro, preghiamo per loro, ma sappiate che la preghiera non basta se non ci sono le azioni, i fatti, e quelli che contano sono i fatti, perché la preghiera sola non basta. Che ci sia più giustizia, più uguaglianza per tutti, niente indifferenze, niente padri e padroni e schiavi, niente vittime della schiavitù, niente vittime degli usuranti, niente vittime dello Stato. Lo Stato ha il dovere di aiutare, lo dice la Costituzione italiana, ma lo dice quel Dio, ecco, vedete, io dico sempre il sole rappresenta il volto di Dio, oggi ci sta illuminando, perché il sole sta aspettando anche la resurrezione del Signore, perché domani possa esserci un nuovo sole per l'Italia, un nuovo sole per la Sicilia, che possa illuminare voi nelle menti, nell'oscurità. E io voglio ringraziare tutta la Sicilia, fino a poc'anzi un amico di Marsala mi ha telefonato, perché Onda TV è molto seguita a Marsala, a Trapani, dove ci ringraziava per i messaggi che portiamo, di speranza, quello che purtroppo oggi non si sente, non si vede. Noi facciamo questo gratis, perché Dio gratis ci ha dato i doni e gratis dobbiamo essere per gli altri. Io vi dico, ragazzi, ricordatevi, voi siete la speranza. Parlo con i miei figli, giovanotti, cercate di realizzarvi, cercate di formare questa società che oggi fa acqua dappertutto. Sapete che si fa acqua dappertutto, umidità dappertutto, cerchiamo di riparare questa umidità affinché di qua a qualche mese, due, tre, possiamo vedere i miglioramenti e vedrete che chi è contento nel cuore vivrà di più, chi fa cose buone vivrà di più, chi fa il male vivrà dannato, vivrà sofferente, perché ha solo creato il male. Concludo col dirvi: se la pace non si ha nel cuore, non si può dare agli altri. Vi auguro Santa Pasqua e a presto.